Dunque, questa qui era la slide per raccontarvi che cos'è che faremo durante il laboratorio. Intanto volevo presentarvi i miei colleghi di laboratorio che Giovanni ha già presentato. In ogni caso, questo laboratorio verrà fatto in 4 giorni. I primi 2 giorni saranno più legati alla parte basic, i secondi 2 giorni saranno invece legati a una parte più tipografica e fino ad arrivare a una specie di concatenazione tra quello che è la parte basic e la parte più scientifica matematica, perché Silvia è una matematica. Dunque, come vi raccontavo, quello che cercavo di fare è intanto cercare di dare una sorta di visione generale di concetti principali su delle possibili definizioni di design, quindi cercare di capire, devo spostarmi? Mi metto qua? Quindi cercare di capire da queste definizioni quindi che cosa diventa o che cos'è un designer. Questo perché quando parlavamo con Michele dicevamo che appunto il gruppo di persone che dovrebbero assistere al workshop, spero che siate non tutti designer, no? Giusto, no? Per cui la cosa interessante poteva essere cercare di capire come poteva essere definito per cercare di avere un dialogo. È inutile poter lavorare su una parola o su un concetto senza poterne condividere alcune definizioni. Successivamente, che cosa vi porterò a fare? Cercare di capire, ho trovato alcune definizioni interessanti su quello che potrebbe essere design, che cosa quindi è un designer, e poi una piccola storia della disciplina, laddove questa questione sul design e come si concatena con le altre materie è stato un punto focale della disciplina stessa. Dunque, vi ho portato delle definizioni oltreoceaniche. Sono quasi tutte definizioni di professori americani che stanno insegnando, chi a Stanford, chi alla Carnegie Mellon, chi alla Columbia. Stanno cercando di affrontare questo perché, come vi raccontavo prima, sono stata un po' di tempo in Ericsson, mi hanno mandato di qua e di là e di conseguenza ho potuto vedere o raccontare altre cose anche da un'altra parte del mondo, dalla parte oceanica. Per cui vi ho portato alcune definizioni. Nelson e Toleman, vi ho portato anche un paio di libretti, se volete. Sono definizioni che ho preso da alcuni libri e altre definizioni che ho preso da alcuni paper. Nelson e Toleman enfatizzano la possibilità che il design ha come abilità di poter immaginare ciò che non esiste. Simon, invece, e questo è il motivo per cui li ho messo sulla stessa pagina, racconta che in realtà il progettista è colui che parte da una situazione esistente per cercare di migliorarla in termini di cercare di capire che cos'è che può essere preferibile. Simon parte, in particolare, da una visione molto legata all'essere umano, al cercare di capire qual è la necessità dell'essere umano e il cercare di evidenziare quelle che sono le... Ah, sei tu? Non sono neanch'io. Va bene. E quindi vede il designer come un pianificatore. Vede il designer come una persona che possa o sia in grado, che abbia l'abilità di pianificare e cercare di cambiare quelle che sono le situazioni, ma partendo dall'esistente, dall'osservazione di ciò che è l'esistente, in qualcosa che di per sé è preferibile. Ho messo queste due definizioni a confronto perché di per sé raccontano due punti di vista molto diversi. Il design è fatto di punti di vista diversi. Credo che con Lusso abbiate sentito altri punti di vista ancora diversi. Ed è per questo che volevo continuare a raccontarvi tanti punti di vista. Quando dopo vedrete Buchanan,
Buchanan invece, un professore sempre di Carnegie Mellon University, lui si occupa in particolare di una parte del design che al momento attuale si chiama service design. Per cui lui dice il design ha anche la possibilità di concepire, pianificare e realizzare prodotti che rispondono alle necessità individuali e o collettive di portare a compimento delle intenzioni. Per cui lui dice, all'interno del design ci si muove cercando di rispettare o di capire quali sono delle intenzioni, ma parla di collettività. Lui molto spesso, proprio perché si occupa di design di sistemi, si occupa di service design, molto spesso non si occupa più dell'individualità, ma cerca di spostare il discorso del design come un'esigenza collettiva. Buchanan fa, su internet lo trovate, all'ultima conferenza dell'anno scorso sul service design, fa un bellissimo intervento cercando di mettere insieme, durante questa conferenza di service design, all'interno della Carnegie Mellon hanno partecipato moltissimi grafici, persone esponenti di moltissimi ambienti del design e hanno portato, ognuno di loro ha portato la sua visione prospettica rispetto al futuro di quella specifica disciplina. Buchanan gli hanno dato la possibilità di concludere la conferenza e conclude la conferenza raccontando che di per sé lui non sta cercando una definizione delle specifiche discipline, lui sta cercando di capire come il design si sta spostando all'interno di vari ambienti diversi. Lui non parla più quindi di discipline, ma parla di servizio che il design può fare rispetto a una comunità, in particolare rispetto alla collettività. Poi vi porto un'altra definizione di Feynman. Feynman, dottorato ormai, mi sembra della Columbia, lui si occupa di prototyping. Tutto quello che ha fatto è sul prototyping, è cercare di capire che cos'è il prototyping nel design, per quale motivo e perché potrebbe essere una parte fondamentale del design. Per cui la definizione che dà è molto vicina al design è fare, è un creare, un dare forma a qualcosa che non era prima presente. Non parla dell'inesistente, ma parla di un qualcosa che viene evoluto fino ad essere esistente. E qui c'è una differenza abbastanza grossa rispetto alla prima definizione. Per cui lui dice che col fare, con la possibilità di fare, a me piace molto, in quanto professore di laboratorio, questa definizione mi piace moltissimo, ma con la possibilità di fare c'è una sorta di apprendimento e la possibilità di creare un qualcosa, una nuova forma. Dunque, queste sono le definizioni che in qualche modo vi ho portato. Ovviamente sono delle definizioni molto piccole di teorici molto grandi, ok? Quindi ve le ho portate, il loro apporto teorico è molto più importante, molto più imponente. Ve le ho portate soltanto come piccoli semi per poter creare un po' di discussione anche tra di noi. Quello che però è un dato di fatto è che il design si sta in qualche modo sta abbracciando tantissimi saperi diversi. E lo so perché l'ho testato, lo so perché molto spesso il designer viene chiamato a fare delle cose che non ti aspetti neanche, che non sai neanche esattamente se puoi fare. Quando hai una platea di ingegneri che parlano un linguaggio diverso e tu devi spiegargli un qualcosa che è difficile da misurare e loro l'unica cosa che ti chiedono è «E come si misura?» E tu dici «Vabbè». Ne parliamo un attimo. Questa parte è molto complicata, però è una richiesta sempre più importante, perché in qualche modo viene visto come la possibilità di fare un ponte. Molto spesso c'è un problema, c'è una soluzione, e il designer una volta veniva visto come la persona che può saltare molto in lungo tra questi due parti di montagna, ma di per sé sono staccate. Adesso è come se venisse richiesto di fare un ponte tra il problema e la soluzione. Almeno questo è quello che a me è stato chiesto quando lavoravo in Ericsson, cercare di fare un ponte e fare in modo che tutti potessero in qualche modo, un ponte però stabile, solido, che potesse dare la possibilità anche ad altri di continuare a percorrere questo ponte tra il problema e la soluzione.
Dunque, quello che appunto vi sto raccontando è il fatto che, per come io vedo la disciplina è in continua espansione ed è una disciplina che molto spesso prende le sue forme o trova o si riforma cercando altri mondi e molto spesso deve trovare nella collaborazione con altre discipline un nuovo modo di approcciarsi. Per cui in architettura, adesso si parla molto di user experience design, per esempio, anche lo user experience design molto spesso parla di metodo, si parla tanto di design thinking. Il design thinking molto spesso è legato al tipo di metodo con cui si risponde a dei tipi di problemi, no? Però non è una magia, no? È un metodo, è un qualcosa che un designer riesce a fare, che può fare, e questo metodo porta con sé tante professioni diverse. Però molto spesso, come dice Giovanni Anceschi, il designer deve essere in grado di poter operare una registica all'interno di queste professioni diverse. Mi sono dimenticata di mettere una definizione sul design di Giovanni, se lo sa mi uccide. Vabbè. Come una cosa che mi sono dimenticata di raccontarvi è che ho cominciato a lavorare proprio con Giovanni Anceschi e sono stata molto fortunata nel lavorare con lui, perché sa un sacco di cose fantastiche, ogni volta che mi parlava io ero così. Però questo mi ha portato a pensare che magari ci potessero essere lui collega tutto e molto spesso racconta un sacco di aneddoti durante i suoi collegamenti. Lui è stato alla scuola di Ulm, per cui ha vissuto proprio la questione delle fondazioni disciplinari della disciplina, no? Per cui in qualche modo lavorare con lui o sentirlo parlare, a parte che ti riporta dei mondi fantastici assolutamente sconfinati in cui molto spesso ci si perde tutti, pure lui, però anche questo sono in streaming, non devo dirlo. Vabbè. L'altra cosa appunto, quindi l'altro punto che volevo fare era proprio la possibilità del design che ha di supportare o viene visto come un supporto alle problematiche di questo mondo che è di per sé in continuo cambiamento. È un mondo sempre più complesso in cui ogni volta che viene introdotta una nuova tecnologia tutto cambia in maniera assolutamente molto rapida, esigenze alle quali noi riusciamo a rispondere o dobbiamo essere in grado di rispondere in maniera super veloce. Prima, quanto tempo fa? Quando è stato introdotto l'iPhone? Chi è che faceva applicazioni prima? Adesso le facciamo tutti? E non c'è stato tempo per poter sapere, per poter costruire un forte sapere su come deve essere fatta. Non c'è stato lo stesso tempo che ha avuto la tipografia, ok? È un qualcosa che è molto dinamico, che è ancora molto dinamico. Vi volevo anche far vedere questa classificazione, che è una classificazione che fa Dan Safer. È solo un altro punto di vista, ok? Dan Safer che cosa fa? Raggruppa all'interno di questo cerchio che chiama User Experience Design, raggruppa una serie di discipline. All'interno di queste discipline mette il visual design, l'industrial design, l'interaction design, mette anche l'architettura, soprattutto in termini di costruzione umani, costruzione per gli umani dello spazio. E poi vede come alcune forze esterne, come la Human Computer Interaction, che di per sé è una branca dell'informatica, oppure l'elettronica, oppure la meccanica, come queste discipline stanno in qualche modo integrandosi e cerca di definire un campo all'interno del quale il design sta operando e lo chiama User Experience Design. Molto, adesso va abbastanza di moda chiamarsi UX, UX designer, no? Però nello stesso tempo questo UX designer, questo cappello, in qualche modo vuol dire tutto e niente se non si ha consapevolezza di che cosa, di dove si va ad operare.
Dunque, dopo avervi dato, mi credo che mi guarda male, dopo avervi dato questa overview per la quale probabilmente verrò uccisa dopo, tra 2 minuti, la parte che mi è stata abbastanza complicata a pensare è quindi che cos'è un designer. Ho trovato una definizione di Ludra. Il designer è colui che si confronta in un dialogo con i materiali per poter creare risultati, preferibilmente unici e imprevedibili, ad un problema. Definizione che non sposo completamente, ma la parte che mi piace di più di questa definizione è la parte di dialogo. La parte di dialogo perché in qualche modo porta l'autore a fare, ad avere questa componente molto importante del fare, e questo fare ti porta a dialogare. È molto interessante in questa definizione come la matericità, il materiale, la fisicità viene portata su un piano di conoscenza. All'interno di questo, all'interno di questa definizione ho trovato nel cercare altre definizioni su che cos'è il design, ne ho trovati tutti i colori, ne ho trovate addirittura di genio immaginario, creativo, eccetera, eccetera. Ecco, quella parte lì non la ritengo assolutamente valida, non sarei qui probabilmente, se no. Nello stesso tempo, una cosa che ho trovato abbastanza interessante è questo aspetto di processi, di conoscenza dei processi, che invece ho trovato piuttosto interessante, la possibilità di applicare processi in varie diverse discipline, per poter sposare, per poter in qualche modo coordinare diverse discipline. Un'altra parte interessante è l'elaborazione dell'informazione legata allo scopo. Dunque, tutto quanto il design thinking in questo momento, tutta quanta la disciplina del design thinking sta cercando di capire come questo metodo, il design thinking, in qualche modo possa cercare di definire meglio i problemi. Per cui questo goal driven in realtà diventa quasi scope driven, nel senso che la definizione del problema per cercare di risolverlo diventa quasi la parte più importante del lavoro del designer. All'interno ovviamente ci sono tantissimi dibattiti che si stanno facendo in questo momento rispetto proprio a quindi che cos'è che il designer fa, e non mi sarei spostata nello studiare management se non pensassi che questi dibattiti potrebbero essere effettivamente interessanti. Dunque, questo per raccontarvi un po' da dove sono partita. Però, prima di me, molto prima di me, e in maniera molto più corposa e sostanziosa rispetto a questa breve introduzione, ci sono un bel po' di antefatti. In particolare, voglio raccontarvi la parte in cui si è cercato di trovare delle fondamenta a questa disciplina. Per cui voglio raccontarvi la parte in cui le scuole hanno cominciato a pensare, ok, che cos'è che quindi insegniamo? Non possiamo insegnare l'arte. Cos'è che possiamo insegnare? E questo tipo di domanda se la sono fatta agli artisti, nel cercare di rendere una conoscenza disciplina. Per cui quello che vi voglio raccontare è la parte di antefatti e come, dopo la rivoluzione industriale ovviamente, ci si è mossi a cercare di capire dove trovare i fondamenti. Ma non è un dibattito chiuso, come potete vedere, la questione dei fondamenti è un dibattito assolutamente vivo, è un dibattito che non soltanto rispetto a queste definizioni, vedete come sono di per sé diverse le definizioni tra di loro, si sta ancora cercando, e proprio perché è in espansione la disciplina, la necessità di trovare nuovi fondamenti è ancora assolutamente rilevante. Però quello che posso fare è raccontarvi una breve storia di come si sono evoluti. E per questo mi baso su una ricerca che è stata fatta da una teorica non del design, ma della storia dell'arte, che si chiama Isabella Simonini. Isabella Simonini ha cercato di capire qual è stata la necessità di muoversi nel cercare di capire
che cosa insegnare. Lei trova questi antefatti all'interno in particolare della, del settore manifatturiero, all'interno all'inizio del 1900. All'interno dell'industria manifatturiera era necessario, Walter Crane, era necessario cercare di capire come poteva essere trasmessa la forma, come poteva essere copartecipata la forma, perché doveva essere poi fatto un pattern di per sé tutto uguale e ripetibile. Non c'era ancora un processo completo di industrializzazione, anche se, però nello stesso tempo si stavano cercando di capire quali potevano essere, quindi intanto i modi per sintetizzare la forma, una seconda cosa i modi per analizzare la forma stessa, una terza cosa era la possibilità di rendere questi saperi trasmissibili. Per cui vi faccio vedere alcune slide della ricerca di Isabella. Questa qui è di Walter Crane con Chiglie e sono principi strutturali della linea. All'interno di queste tavole lui cominciava a sintetizzare la forma stessa. Ovviamente erano pattern di tipo floreale, naturale, pattern che servivano all'industria per la tessitura. Questo è Grasset, del 1905. Anche queste sono griglie strutturali e sviluppo di forma ornamentale. Isabella Simonin scrive una lunga dissertazione su come, secondo lei, questi antefatti possono in qualche modo aver portato alla necessità di capire che cos'è che andava trasmesso, che cos'è che poteva rendere un sapere che di per sé era di tipo artigianale, come poteva farlo diventare di tipo disciplinare. Ci siete? Tutto bene? Bene. Bene. Prometto, finisco. Dunque. C'è di più l'altro. Dunque, una cosa, vi volevo leggere questa cosa qui di Anceschi. Dunque, Anceschi dice: è presso il Bauhaus che assistiamo alla nascita della disciplina del design. La disciplina, si badi bene, e non attività, che ovviamente è nata molto prima, e cioè non la nascita di sistemi produttivi determinati con la rivoluzione tipografica da Gutenberg o con la rivoluzione industriale di Watt. È invece la nascita del design, in quanto disciplina, avviene in quel settore propedeutico che si chiamava Grundkurs a Weimar ed Dessau, che si chiama Grundlehre a Ulm e che fu tradotto nei paesi anglosassoni con l'espressione Basic Design. I pionieri del Bauhaus avevano le idee chiare e giustamente pretenziose. Si permisero di scegliere come docenti fondatori del Grundkurs fra gli altri due personaggi di livello superiore. E il Grundkurs serviva appunto a proporre un azzeramento dei pregiudizi formali che ciascun allievo si portava dietro e a proporre una concezione nuova del fare progettuale. Furono chiamati Vasily Kandinsky, in cui questo processo culminerà nella formulazione di puntoline e superficie, ma soprattutto Paul Klee, con il suo compiutamente consapevole teoria della forma e della figurazione. Dunque, del Bauhaus, del Bauhaus probabilmente saprete già molte cose, è una parte della disciplina molto studiata. In ogni caso, la parte sulla quale volevo fermarmi io è proprio la parte.
la parte di fondamenti, quindi la parte che anche Giovanni, come vi ho appena letto, definisce appunto quelli che sono i fondamenti della disciplina. Vengono chiamati appunto Kandinsky e Klee, e vengono chiamati come artisti, e come artisti si pongono il dubbio di cercare di capire che cos'è che potevano insegnare. La parte interessante è che quindi loro utilizzano i loro due corsi, si chiamano sintesi e analisi. All'interno del corso di Basic Design che fanno, le due esercitazioni principali sono di sintesi delle forme e delle linee e di analisi delle forme e delle linee. Molto interessante questa in qualche modo teorizzazione che deve essere fatta, che cercano di fare nel cercare di combinare quello che erano dei principi, che di per sé erano dei principi di tipo artistico, come per esempio la composizione, l'armonia del colore, eccetera, eccetera, in qualcosa che diventa teoretico, in qualcosa che diventa analisi e sintesi. Vi faccio vedere puntoline superficie. Questo è 9 punti in ascesa degli anni 20. Questa è struttura eccentrica, sempre di Kandinsky. In punto linea superficie ne trovate quanti ne volete, volevo soltanto darvi appunto dell'introduzione su che cos'è che quindi insegnavano, che cos'è che era il punto fondamentale all'interno del loro insegnamento. Vabbè, questo è per farvi vedere. Questo invece è Paul Klee, separazione di sera. Paul Klee, anche lui, analisi e sintesi, coniugata molto spesso con quello che è una base di colore. Vi faccio vedere questo, che è il notebook, che si chiamano Pedagogical Sketch, questo. In Pedagogical Sketch, su internet trovate delle immagini migliori, scusate, mi sono dimenticata di metterle, era introvabile fino a pochissimo tempo fa, si trovava soltanto negli archivi, è stato scannerizzato da poco e quindi su internet si riescono a trovare delle immagini migliori, però è molto interessante come per esempio all'interno di questi Pedagogical Sketchbook lui fa vedere, ipotizza linee di forza, cerca di teorizzare anche la modalità, cerca di analizzare la linea. Ovviamente con un atteggiamento molto spostato ancora all'interno dell'arte. Infatti, per esempio, vi faccio vedere anche questo, sempre Paul Klee, come docente, questa è un'esercitazione sulla varianza dei colori complementari. Lo studente era voi, e questa è un'esercitazione del 29. Anche qua, sempre molto spostato, ma nello stesso tempo, prima teoria del colore, Goethe ovviamente veniva prima, però nello stesso tempo cercare di sistematizzare quello che era la teoria del colore, cercare di capire come la teoria del colore potesse andare ad abbracciare, per esempio, la forza di una linea. Quindi concetti matematici come la forza potevano essere in qualche modo risistemati, cioè potevano dare forma alla linea stessa. Vi faccio vedere invece un approccio completamente diverso al Grundkurs, quello di Itten. Itten, formazione orientale, portava all'interno del Bauhaus questa formazione orientale, per cui questo è uno degli esercizi corporei di Itten. Itten faceva delle cose meravigliose all'interno del corso, li faceva fare così con le mani, li faceva ballare, a volte li faceva respirare per delle ore, perché diceva che in qualche modo, proprio per questa necessità di azzeramento formale, diceva che anche la mente doveva in qualche modo essere preparata. Itten faceva questo, però nello stesso tempo faceva anche questo, che sono tavole tattili. Certo, c'era sempre la questione, la componente sensoriale che in qualche modo veniva collegata, però anche qui cercava di capire quali erano gli elementi che davano determinate sensazioni, quindi cercava di trovare o di dare una teoria anche a una parte di sensazioni che di per sé era molto complicata da poter teorizzare. Vi faccio vedere un'altra esercitazione, che anche questa la faccio ancora io adesso, è molto divertente. Si chiama Danza del corpo. Questo studente che ha prodotto questa esercitazione è Giovanni Anceschi a Ulm. Era stata riproposta ovviamente da Lindinger, non da Itten, però
Questa esercitazione è un'esercitazione semplicemente e assolutamente corporea, in cui si parla di segno libero. Si parla ed esclusivamente di segno libero. Questa esercitazione è un'esercitazione che in qualche modo serve a me per conoscere i ragazzi invece molto spesso, perché il modo in cui si approcciano il primo giorno con una tavola grande così all'interno di un muro è molto interessante per poter cominciare a interagire. Per cui questa in qualche modo è un'esercitazione quasi più ispirazionale forse. Vi faccio vedere invece un altro approccio ancora. Laszlo Molinaghi. Questo è uno studio sull'equilibrio, è del 1924. Molinaghi, molto più materico, studia in particolare due fattori, una parte legata ai media e una parte legata alla matericità. Anche questo è molto interessante rispetto alla definizione che avevamo visto prima di che cosa che fa un designer, questo dialogo con i materiali. Certo, questo è un dialogo che Laszlo Molinaghi fa in particolare per quanto riguarda la parte di sensazione. Fa questo riguardo l'equilibrio, invece questo che sono strutture tattili. Si occupa però di capire quali sono quale potrebbe essere il potere del materiale stesso, se vogliamo metterla in questo modo, o quale potrebbe essere la forma migliore per il materiale. Di per sé anche Albers, utilizzando anche lui molto materico, utilizzando anche lui insegnante al corso fondamentale, e anche lui si occupa per esempio di carta, fa moltissimi lavori con la carta, dopo ne vediamo comunque alcuni. Questo qui è un'altra esercitazione di uno studente di Molinaghi, invece sui fotogrammi, sull'utilizzo quindi dei nuovi media. Che cos'è che poteva essere? Che cos'è che poteva essere il nuovo fondamento nel poter utilizzare i nuovi media? È per questo che, secondo me, questo dialogo continuo di come la disciplina del design deve in qualche modo interfacciarsi con altre possibili discipline, è stato un qualcosa che dal 1920 di per sé ha cominciato a esistere. Vi racconto, ho finito il tempo? Vado avanti. Vi racconto di Albers. C'era una mostra a Perugia fino a poco tempo fa molto interessante, che poi è stata portata a Milano, spero che torni, non so. Però in ogni caso in questa mostra si facevano vedere moltissimi degli approcci di Albers, mentre all'interno del Bauhaus quello che faceva era in particolare lavorare sul materiale, poi si sposta lavorando molto di più sulla soggettività e l'oggettività del colore, cercando di capire quale poteva essere la realtà. In Albers la parte probabilmente più interessante è proprio il fatto che è il primo a presupporre che la realtà sia fattuale che attuale. Una delle esercitazioni che faremo domani, credo, è proprio legata alla non prendere posizione sull'oggettività o la soggettività del colore, ma considerare la percezione come reale. Albers fa questo, e Albers per tutta la vita, in particolare col suo lavoro a Yale dopo la diaspora, si occupa proprio di colore e si occupa proprio di cercare di capire qual è la componente percettiva che rende reale il colore stesso. So che avete fatto già una lecture su questa parte del colore, per cui ho pensato che potesse essere carino potervi proporre questa esercitazione di Albers proprio per andare a testare che cosa vuol dire, come si percepisce di per sé il colore, per cercare di superare, e Albers lo fa, cerca di superare proprio la dicotomia tra oggettivo e soggettivo, parlando di quello che è reale, ma sia fattuale che attuale. Domani lo testiamo. Vi volevo raccontare soltanto in particolare la nascita la nascita della scuola di Ulm con questa immagine. Albers ha fatto un enorme lavoro con questa che vedete, Inge Scholl.
Inge Scholl è stata la persona che in qualche modo ha cominciato subito dopo il dopoguerra. Inge Scholl ha perso i suoi fratelli per colpa del nazismo. Per cui Inge Scholl vuole ricostruire la possibilità di dare dei nuovi valori alla società sconvolta dal dopoguerra. E Inge Scholl decide che il modo migliore per poter far questo è costruire una scuola all'interno della quale le persone che di per sé erano state inaridite dalla guerra potessero riacquistare un valore sociale, di impegno sociale, per cui lei vorrebbe costruire una scuola all'interno della quale venga insegnata politica, sociologia, ma anche arte. Per cui cominciano a collaborare a questa operazione assieme a Max Bill, con grandi polemiche, eccetera, eccetera. Max Bill, ex studente del Bauhaus, ovviamente riporta in voga quella la concezione del Bauhaus molto più legata al mondo dell'arte, per cui la scuola, da una parte diciamo più politica, cambia un po' orientamento, soprattutto nella sua prima fase, e diventa una scuola che di per sé ha più a che fare con l'arte, per cui la chiamano New Bauhaus. Ovviamente a noi interessa in particolare la seconda fase della scuola di Ulm, la fase Maldonado. Ci arriviamo in un momento. Vi volevo presentare la fase Maldonado proprio perché il ritorno della scienza ritorna con grandissima forza la questione della scienza. Però si deve pensare a un mondo che di per sé era stato sconvolto dalla guerra durante questo periodo, finita la Seconda Guerra Mondiale. C'era una Germania assolutamente sconvolta dalla guerra, in cui però la tecnologia e la guerra andavano di pari passo, perché si era visto come la tecnologia poteva portare grande distruzione. Heidegger, tutti questi personaggi in questo momento, filosoficamente, stavano parlando di come la tecnologia portasse distruzione all'interno del sociale. Per cui portare avanti una scuola che invece voleva in qualche modo ricongiungere culturalmente la tecnologia con la cultura era di per sé un'impresa piuttosto importante, ed è probabilmente uno dei valori più importanti che ha avuto Ulm in questo periodo. Uno dei fautori di questa scuola, del corso a Ulm insegnavano Basic Design Joseph Albers, e questi sono alcuni studi sui materiali. In realtà questi sono precedenti, sono studi, li ha riportati poi successivamente anche a Ulm. Questo qui è Omaggio al quadrato. Successivamente Albers che cosa fa? Albers a Yale continua a... Forse ho detto una cavolata. Vabbè, non vi preoccupare. In ogni caso, a Yale continua a... si occupa moltissimo di questa cosa, di questa cosa del colore. Continua, è molto conosciuto per la sua Interaction of Colors, no? Sono queste tavole serigrafate. Adesso c'è una piccola versione pubblicata di queste sperimentazioni che faceva con i suoi studenti sul colore. Vi ho già detto che in qualche modo domani proveremo proprio questa parte di colore soggettivo. Dunque, ero arrivata qui, riforma Maldonado. Dunque, riforma Maldonado, vi presento Maldonado. Somiglia un po' a quella UG di ieri, no? Un pochino. In ogni caso, questa è una sua lezione di Ulm. Dunque, Max Bill entrano in forte polemica dopo una serie di... Il design americano in questo momento è con Lowy. Avete presente lo streamline, il design streamline? Quel design bellissimo, quelle macchine fantastiche, avete presente? Bene, in questo momento c'è Lowy in America, con questo design fantastico, che però è un design per vendere, no? È un design pensato per vendere. Ulm, dall'altra parte, in Germania, cerca di
proporre un qualcosa che di per sé fosse... Entra proprio in polemica, Max Bill entra in totale polemica con Lowy. Entra in totale polemica perché dice il design, muovendosi proprio da queste radici che in qualche modo erano molto legate al contesto storico in cui Ulma si situa, entra in grandissima polemica e dice il design non è fatto per vendere, il design ha una funzione sociale. Ha una funzione sociale e l'arte può aiutare in questo percorso. Entra in fortissima polemica perché dice l'estetica che stai mettendo, dice a lui, l'estetica che stai ponendo è solo di per sé un'estetica di tipo esclusivamente legato alla vendita, alla commercializzazione. Ulma si cerca di proporre in maniera diversa, ma nello stesso tempo questo è stato uno dei punti più deboli di per sé della scuola stessa, perché all'interno ha creato grandissima polemica, per cui dicevano ma allora questi prodotti li facciamo per chi? No? Anche per noi la nostra intenzione è quella di poterli vendere. È sbagliato poterli vendere. E questo entra all'interno di una grossa polemica rispetto alla disciplina. In particolare entra in contrasto anche con Maldonado che diceva seppur mantenendo questa funzione sociale abbiamo necessità di criteri maggiormente scientifici per cercare di capire come valutare ciò che stiamo facendo. Per cui completo nuovo impulso, Max Bill si ritira eccetera eccetera, nuovo impulso completamente diverso, mantenendo quest'etica all'interno della scuola, ma con una ricerca completamente diversa. La scuola diventa e si specializza in maniera, cioè cerca di formare dei corsi di base che fossero molto più specifici e fossero molto più legati alla scientificità, per cercare proprio di capire quali potevano essere i criteri per poter misurare il design. Per cui c'è un'introduzione di corsi teorici e pratici. Volevo raccontarvi anche una cosa molto piccola su Rittel. In questo periodo, Rittel, che era uno degli insegnanti, poi avrete, se avete voglia, avete la possibilità di guardarvi meglio che cos'è che diceva, ma in ogni caso, al momento attuale, un po' della teoria di Rittel è stata ripresa adesso che si sta cercando di definire qual è la metodologia, per esempio, all'interno del design thinking. Questa parte define, questi step che in qualche modo nel design thinking vengono proposti, che sono appunto quello di empatizza, definisci, prova, prototipa, crea, prototipa e testa, era in qualche modo, sono principi che non sono nuovi, sono principi che Rittel aveva già ipotizzato. Sto andando troppo... Ditemi qualcosa, eh? Dunque, Rittel, matematico, ok? Prova... durante questo periodo a matematizzare l'estetica. Prova a cercare di capire qual è il processo, come è possibile misurare questa estetica. E lo fa anche con l'aiuto di Abraham Moles, che invece è un sociologo. E come fanno? In qualche modo utilizzano la semiottica. Una parte molto interessante di come decidono di spostare in qualche modo il baricentro, è quello di introdurre la semiotica come perno della seconda fase della scuola di Ulm. Forse anche un po' per questo, di per sé, tutti quanti, una volta che la scuola di Ulm è stata destituita, si è destituita, quasi tutti sono dei teorici del design, quasi tutti gli insegnanti, e anche quasi tutti gli studenti, tra l'altro. Vi faccio vedere giusto alcune cose.
Questa è un'esercitazione di Thomas Maldonado che non faremo, però è un'esercitazione che si chiama Anteprima Donna, e questo è lo studente Giovanni Anceschi che nel 1962-63 fa questa tavola. Non si ricordava se era 62-63, quindi li ho messi tutte e due. Basic design specifico per il prodotto. Docente Thomas Maldonado. Questa è una superficie non orientabile. Anche qui vedete come la matematica, la misurazione di ciò che viene fatto è parte preponderante di quello che è lo studio della forma. Questo è il 1958. Trasformazione tridimensionale, sempre basic design del prodotto, due forme base, una alla base, una in cima, per cercare di capire come doveva essere la trasformazione. Lo stesso, altre... Questa è la parte di industrial design del dipartimento. Questo qui è Zeige, che in qualche modo anche lui, per esempio, in questa seconda fase prende una grandissima parte degli insegnamenti di Ulm, proprio per il fatto che era un matematico e comincia a matematizzare moltissimo, cioè prende proprio molto spazio all'interno. Basic design invece per le comunicazioni, e anche qui, questo è concavo convesso, docente Maldonado, studente Giovanni Anceschi, fatto a mano, misurato a mano, per cercare di dare la percezione di concavità e convessità e di superficie non orientabile. Non si vede benissimo, se volete ce l'ho. Esercizi di metodologia visuale con tipologia di griglie e reticoli. Questo è il Dipartimento di Comunicazione e anche qui nuovi media, TV dinamico, annuncio TV dinamico. Questo è un poster di Ursula Geiser e di Norbert Kunz. E questo è un poster tipografico all'interno del laboratorio. Come potete vedere, c'è una forte... Quello che veniva fatto all'interno del corso di Basic Design veniva assolutamente riportato all'interno di quelli che poi erano i lavori che in qualche modo venivano sviluppati successivamente, no? Per cui veniva ritenuto come proprio fondamento quello di cercare di capire quali potevano essere le regole base, che poi, più avanti, questo è fatto secondo regole matematiche, ovviamente. Non è una composizione casuale. Questo è il finale di una pubblicità. Sapete che anche altro motivo per cui c'è stata grande polemica a Ulm è stata la questione di come si doveva gestire la relazione con le aziende. No? Proprio pensando a questa cosa della funzione sociale, come quindi doveva essere gestita l'azienda, perché di per sé c'era una fortissima influenza. Ulm è sempre stata una scuola con problemi finanziari enormi, per cui in qualche modo la cooperazione con le aziende voleva cercare di aiutare. Hanno lavorato con Lufthansa, hanno lavorato... Questo qui è un poster per IBM. Basic design specifico per l'architettura. Come potete vedere anche qui viene presa in considerazione la materia e nuovamente in qualche modo c'è di nuovo questa definizione in qualche modo di dialogo con la materia che viene riproposta anche in questo tipo di esercitazioni. E questo è molto divertente perché si parla di prototipo. Si parla già di prototipo. E questo si chiama paper prototype.
Questi sono modelli di carta. C'era tutta una parte dove si lavorava con la carta, si facevano modelli, strutture tridimensionali con la carta. E questo qui è il basic design pensato specificamente per l'architettura, per cui era comunque molto diverso da prodotto, perché nello stesso tempo si utilizzava la stessa fisicità, però le strutture che vengono combinate, che vengono fatte e proposte in questo caso, sono delle strutture molto complesse, con materiali sempre molto semplici, come in questo caso. Questo è, tra l'altro, interessante perché il titolo di questo corso era Architettura industrializzata. Dunque, questa è una lista di corsi che vengono introdotti all'interno di questa seconda fase: morfologia, topologia, teoria della simmetria, antropologia, percettologia, ergonomia, teoria dei grafi, estetica informazionale. All'interno di queste vengono introdotte tutte queste materie, proprio per cercare di capire come potevano in qualche modo concatenarsi le discipline, o come poter formare la disciplina stessa. Vabbè, questo è Darcy, non vi dico niente di questo. In ogni caso, se volete trovare maggiori riferimenti, questa qui è la rivista. Vuoi che metta quella dietro? Questa è Darcy. Pubblicavano queste riviste, il materiale che vi sto raccontando è tutto quanto all'interno di questa rivista. Ulm l'ha riuscita a trovare, è un po' in tedesco. Se avete Giovanni Anceschi è un po' più facile da tradurre, però nello stesso tempo... Ulm, vi faccio vedere una delle copertine. Era una rivista prodotta dagli studenti, che in qualche modo, anche questa rivista per esempio, è servita a divulgare il lavoro che stanno facendo all'interno, ma è stata anche questa parte della polemica, perché si cercava di capire se fosse in qualche modo, alcuni l'avevano tacciata come advertising pubblicitario, per esempio. Ergonomia. Ops. Esercizi di topologia. E questo è molto interessante perché sono esercizi di struttura non necessari, sono esercizi di struttura, sono esclusivamente esercizi di struttura. Non funzionali, le chiamavano proprio. L'ultima cosa che volevo raccontarvi era UF, la parquet deformation. Altra parte interessante, oltre a... è questo nome qua che credo non riuscirò mai a pronunciare in maniera corretta, Zeicheg, ecco. Oltre a lui, che è comunque molto interessante come tipo di lavoro e, per cercare di capire assieme a Rittel che cosa che fanno, no? che tipo di matematica introducono, oltre a lui, altra parte molto interessante è la parte di UF, sulla parquet deformation. Dunque, anche per quanto riguarda la parquet deformation, non c'è tantissimo, però è molto interessante come la trasformazione, si parlava di 2D, 3D, no? Molto spesso si cercava in qualche modo di cercare di capire come il 2D e il 3D dovessero relazionarsi. Perché? Perché si erano divisi i vari corsi, si erano divisi tra architettura, prodotto e comunicazione, quindi come si, in qualche modo come si parlavano. UF, quello che fa è teorizzare questa parquet deformation, per cui utilizza forme bidimensionali, come in questo caso, che in qualche modo possono dare sensazioni tridimensionali. Molto del suo lavoro è legato alla geometrizzazione del piano, cercando di capire come rendere tridimensionale un qualcosa che è bidimensionale. Anche il suo lavoro è molto interessante. Vi ho portato soltanto alcuni esempi. Queste sono altre cose che assieme a Maldonado venivano sviluppate. Maldonado in particolare nel corso di comunicazioni visive
li faceva lavorare tantissimo, mi sa, tantissimo, perché pensate che tutta questa roba è fatta a mano. Visual communication, di nuovo, elaborazione di visual communication. È molto interessante come queste fossero le esercitazioni di basic design all'interno di visual communication. Minime soglie di differenza. Bellissimo, no? Non lo farei mai. Personalmente penso che ci voglia tanto di quel tempo, però, e non lo farò mai fare ai miei studenti, però nello stesso tempo penso che sia molto interessante. Allo stesso modo, questo qui, per esempio, è una questi sono degli studi che poi sono stati messi, questi sono autoparlanti della Brown. Questi. Oppure anche questo. Questi sono studi di giunzione. No, questo non era un progetto funzionale, non era industrializzato. Però nello stesso tempo lo studio di giunzione in modo tale che poi venisse ipotizzato come prodotto fisico. Fatto? Interferenza e segni di profondità. Non credo che ci sia da commentare nient'altro. E l'ultimo che vi faccio vedere è piano. Ah sì? Ecco voi. Dunque, io mi fermerei qua. Vi ho fatto questa overview rispetto a quello che veniva insegnato e perché veniva insegnato. L'unica cosa, probabilmente come conclusione, quello che vorrei aggiungere è soltanto una parola su quelle che potrebbero essere le frontiere. Così come Ulm si è interrogato su questa... su come le discipline, su come dovevano esserci questi fondamenti. Allo stesso modo, probabilmente è un mio problema, però allo stesso tempo penso che sia proprio necessario continuare a interrogarsi su quali siano questi fondamenti, proprio perché vedo la materia come assolutamente in espansione. Perché, per esempio, se dobbiamo pensare al graphic design, il graphic design diventa, molto spesso è, una traduzione di informazioni. Per cui, quando si traspongono le informazioni, il significato diventa una delle cose più importanti con le quali si ha a che fare. Per cui non è soltanto forma, ma diventa significato. Per questo l'utilizzo della semiottica, per esempio, potrebbe essere ancora un valido strumento per cercare di capire e misurare. Allo stesso modo, gli artefatti del prodotto. Gli artefatti adesso si misurano col contesto, si misurano con l'uso, hanno delle conseguenze a volte relazionali tra le persone. Il telefono non è un telefono, è una relazione tra persone. Per cui di per sé sarebbe interessante riuscire a capire, o per me è molto interessante riuscire a capire come, quindi cercare di trovare dei nuovi fondamenti per poter provare a far sì che anche quello che dobbiamo tentare di fare diventi contemporaneo. Perché l'oggetto stesso cambia significato. Infatti una parte che volevo dirvi anticipandovi del workshop, l'ultima parte riguarderà proprio il sistema, no? Perché molto spesso non si parla più di design del prodotto, ma di design del sistema, di come organizzare il sistema. Quando si parla di service design, si parla proprio di questo. Si parla di cercare di capire come il sistema, magari attorno a un oggetto stesso, magari attorno a un'applicazione, però di per sé è un sistema che gira attorno a un qualcosa, a un oggetto. Per cui la complessità di fare design in questo momento, secondo me, è molto elevata. Molto elevata. Nello stesso tempo, una cosa molto bella e che di per sé possiamo avvalerci e dobbiamo poter collaborare con professionalità molto diverse. Per cui io all'inizio, quando lavoravo solo con gli ingegneri, volevo suicidarmi, però dopo un po' ho imparato invece a capire che probabilmente ciò che non sapevo io sapevano loro.
Per cui forse la collaborazione tra di noi era di per sé un modo di fare design probabilmente più interessante. Mi fermo qua, vi ringrazio molto.